ricevono il Trento, mentre il Copra si vede insidiato la sua lunghezza da Modena. Va fuori questo attacco di Ovrcia, 24-19, serie di match point. Peccato davvero per Piacenza, ma Macerata si è dimostrato superiore. Cioè, abbiamo fatto due set molto buoni, certo. Gli altri due un po' meno. Non si arrende Vettori, non si arrende la squadra. Da salvare negli ultimi due set la prestazione di Vettori, perché è stato molto positivo in attacco. Comunque ripartiamo dei primi due parziali. Adesso però abbiamo sperando che arrivo la squadra, esatto, faccia punti. 20-24. Non è semplice. Ace di Simone, 21-24. Rivediamo, è stato un brivido perché sembrava un po' lungo questa palla, ma in realtà è in campo. E allora Giuliani non corre rischi, spende il suo ultimo time out per raffreddare un po' il braccio di Simone. Non è che fosse il più grosso rammarico per il Copra rimane l'eliminazione della Coppa Italia, l'uscita della Final Four. No? È stata una sconfitta pesante da digerire per tutto l'ambiente, perché si è assaporato già la trasferta al Forum, anche perché ce la potevamo giocare con Macerata, come abbiamo visto stasera, i primi due set, poi abbiamo avuto un calo che magari là non avremmo avuto. Simon carica ancora molto e no, Travizza mette giù e dà punto a Macerata. L'arbitro, qualche complessità dei biancorossi di casa, rivediamo cosa ha fatto Travizza. La palla era un po' nel nostro campo, al limite comunque, finisce qui, direi che ci sta. La Lupe vince.